Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per il gasolio. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai il filtro del gasolio situato in basso a destra del compartimento del motore. Usa una chiave a bussola con bussola Torx da 25 per rimuovere le 5 viti di sostegno della flangia del filtro del gasolio. Poi, usando un cacciavite piatto sottile, fai leva delicatamente sul bordo del coperchio e rimuovilo. Solleva il coperchio della flangia. Stacca il filtro dalla flangia usando un cacciavite piatto. Mettilo in un bidone per il recupero dei liquidi. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda la nostra guida Costruire un collettore per liquidi. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Adesso devi svuotare il filtro. Usa una siringa o un attrezzo per aspirazione per rimuovere il gasolio e poter pulire completamente la flangia con un panno assorbente. Prendi il nuovo filtro. Confronta il filtro nuovo con quello vecchio per verificare che siano uguali. Inserisci il nuovo elemento filtrante e spingilo verso il basso fino al fondo del suo alloggio. Siccome quest'auto non è dotata di pompa di innesco, è indispensabile riempire il filtro prima di mettere in moto. Prendi un contenitore pieno di gasolio e riempi il filtro. Rimetti a posto la flangia avvitando le 5 viti. Operazione conclusa. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione.